Liste. Allora, le liste sono fondamentalmente degli array con possibilità, degli array migliorati. Allora, quello da cui potremmo partire, ed è il punto in cui vi voglio lasciare, perché spero che possiate provare a farlo da soli, oppure se non altro pensare a farlo, anche se non effettivamente scriverlo prendendo Eclipse, è: immaginiamoci di dover memorizzare un insieme di parole univoche. Questo viene perché Fulvio ha citato quel gioco che non ricordo il nome, ma bisogna trovare le parole sul... Com'è? Quello, esatto. E quindi io pensavo, iniziamo ad occuparci di qualcosa che, meno male, gli studenti guardano e fanno wow. E allora, l'obiettivo è scrivere un pezzettino di Java che ti permette di memorizzare un insieme di parole evitando i duplicati. Quindi quello che voglio fare è, come interfaccia, è semplicemente aggiungi una parola, quindi le parole sono stringhe, aggiungi una parola, mi restituisce un booleano che mi dice se la stringa esiste oppure no all'interno del mio insieme di parole. Posso cancellare una stringa o posso stampare tutto l'elenco delle parole. Queste sono le operazioni che io voglio fare. Estremamente semplici, estremamente poche e semplici. Allora, la prima soluzione che potremmo pensare, e che io vorrei che voi vi metteste a pensare, è quello di realizzarlo utilizzando un array di stringhe. Allora, devo controllare se la mia parola è presente nell'array oppure no, prima di inserirla. Quindi se mi decido di inserire la parola fu, ad esempio, che è una parola molto amata da chi fa informatica, prima di inserirla devo controllare nelle parole dell'array se questa parola c'è. Se c'è, restituisco false, se non c'è, la inserisco e restituisco true. E tutte le volte che tolgo un elemento, tolgo una parola, quello che mi può venire in mente è quello di prendere tutte le parole sotto e in qualche modo tirarle su. Quindi tirare su tutte le parole in modo da riempire il buco che io ho creato nel mio array. Allora, costruttore, posso immaginarmi un qualche numero molto grosso, un vettore di parole, e la mia classe WordSet avrà come costruttore un qualcosa di questo tipo. Ad esempio, io mi segno che ho 0 parole memorizzate fino a questo momento e alloco, costruisco, diciamo, dichiaro effettivamente il mio vettore grande quanto? Beh, un certo numero piuttosto grande di parole, che sono le parole che io volevo inserire nel mio vettore. Per stamparle, beh, niente di più semplice, scorro il vettore e lo stampo. Banale. Quindi ho un ciclo for che parte da 0 fino al numero delle parole e stampo con una printf il numero e la parola corrispondente. Per inserire ho un ciclo for all'interno del vettore che scorre il mio vettore partendo da t uguale a 0, t minore di numWords più più t, se ne trova uno uguale, si segna che la parola esiste già. Quando ho finito di scorrere il mio vettore, se la parola è nuova, quindi se newWord è ancora true, allora la inserisco e incremento di 1 il numero delle parole. E ultima riga, restituisco new word. Allora, new word in questo caso è utilizzato come un flag, un concetto che
misteriosamente crea tantissimi problemi agli studenti di informatica nel primo corso di programmazione, ormai dovreste aver superato questo, lo scoglio del flag. Comunque new world è un flag, quindi io lo metto a un valore all'inizio, lo metto true, poi ho un ciclo for in cui controllo una condizione, l'unica cosa che posso fare all'interno del ciclo for è metterlo nel valore opposto e alla fine controllo il valore del mio flag. Questo è il metodo add. E il metodo remove, ma di nuovo, semplice manovalanza da programmatore, parto da zero, scorro il mio vettore fin quando non trovo la parola, quando la trovo mi metto a copiare tutte le parole successive man mano scalandole su di una. Quindi t uguale a 0, parola 0, scorro, quindi while not, finché non trovo una parola uguale a quella che stavo cancellando, più t, quindi t viene incrementato, e io scorro giù il mio vettore un passo alla volta, e quando l'ho trovata esco dal ciclo while, a quel momento faccio ancora un passo in avanti e inizio, e scorrendo giù fino alla fine del vettore prendo la parola corrispondente e la copio nella posizione prima. Quindi worth di t-1 è uguale a worth di t. Vado avanti e alla fine mi segno che ho una parola di meno. Tutto qui. Questo è il mio metodo fatto con un array. Vi rendete conto che i vari cicli, i vari loop che io devo fare quando inserisco, quando cerco e quando tolgo sono incredibilmente brutti. Anche un bambino si renderebbe conto che c'è qualcosa di sbagliato. Sto sbagliando qualcosa, perché agire in questo modo? Allora io vi lascio a questo punto, pensate a qualche possibile implementazione, a come risolvereste il problema dell'insieme di parole, e la prossima volta vedremo come risolverlo e come affrontarlo utilizzando le collection, e successivamente riusciremo a introdurre il concetto di complessità. Detto questo, mi fermo. Ci sono domande? Nessuna. Voi sapete che alla fine della lezione uno chiede come è andata, dice bene, mi hanno fatto domande, oppure male, non mi hanno fatto nessuna domanda. Quindi in questo caso qui siamo sul male, mi raccomando, fate domande. Possiamo fermarci.